Ok, siamo qui al fiume a provare le calamite. Quando sei pronto tira. Ecco, allora, bella ragazzi, oggi siamo qua con Magnet Fishing, la pesca col magnete che in America è molto conosciuta. Qui abbiamo un magnete Forza 400. Dopo nel nostro sito vedete tutti i prezzi, se no mi mandate un messaggio. Sito medialettra.com, email medialettra@medialettra.com, la sapete già, Facebook Stefano Morsiani, detto Stefanone, anche del gruppo, del gruppetto Metal Detector, amici detectoristi di Facebook. Facciamo la prova col magnete, si butta nell'acqua e dopo hai capito, se trovo qualcosa di magnetico, di ferroso, si tira su. Vai! Abbiamo le misure 120 per 2 e per 1, forza 200 per 2 e per 1, forza 400 per 2 e 400 per 1, che è quella più richiesta, insieme alla 300 e alla 200. Poi abbiamo anche la più potente, fra le più potenti che sono in commercio, che sono le F400, cioè F600 e 600 per 2. Adesso come si fa? Si lancia. E poi dopo, avete capito, si butta, noi proviamo a buttarlo in quella buca lì e poi si fa, si tira indietro e vediamo cosa succede. Si lancia normalmente. Cosa ridi te? Bisogna poi che ci faccia l'abitudine. Porca paletta, hai sbagliato lato. Allora, butto nella buca. Ah, si guarda che pesce giù. Osta! Aspetta che inquadro il pesce. Sta attento che non caschi nell'acqua. Ma pensa te che pesciolone. Cosa sarà? Allora, butto nella buca, poi vediamo cosa salta fuori. Hai ammazzato il pesce. Quello è più furbo di noi. Ecco, e poi buttata la calamita, dopo si tira su. Qui c'è un nodo. Riproviamo, buttiamo un po' più in là. No, bisogna buttare un po' più in fondo. E si tira su. Vedi, ho tirato un po' più in là. Vai a vedere che finisco nell'acqua. Aspetta pure che vado in fondo. Non è ancora in fondo? Boh. Tira pianino, tira pianino. Niente, butto un po' più su, tiro, tira, beccato, senti come tira. Cosa c'è? Niente. Qui si vede che questo fiume c'è tranquillo. Adesso proviamo a buttare. Proviamo. C'è della roba nera. Proviamo a buttare nella buca lì, perché quella è proprio la buca che dopo lui cresce. Se c'è qualcosa, si vede un po' lì. Hai visto quel bel posto? Sì. Non eri mai venuto mai qui? No. 125, le ragazze di dietro, perché nella Vespa stanno comode, allora vengono più volentieri. Ah, lo credo. Facciamo una sella grande.
c'ha la sella grande, allora sono più comodo. Venivo su con la figlia del fotografo, poi c'erano gli altri amici. Aspetta che tiro su. Vuoi provare a tirare su di traverso? Adesso riprovo a buttare lì nella buca lì. Butta lì, dove? Proprio dove c'è il sasso lì, che sotto al sasso. Aspetta, facciamo un'altra tirata lì. Bello, eh? Delle volte se c'è qualcosa. Che dà d'acqua. Così seguo il fondale. C'è qualcosa? No. Non è che siamo qui e facciamo giusto solo paura ai pesci. Ah, sono lì che girano. Ah, si divertono loro. Ah, proverò a tirare là a metà, non c'è un'altra buca? Tira lì, a sinistra. Un po' più a sinistra. Dove? Lì sotto proprio, lì. Ah, lì sotto, cos'è che ci sia lì? Tira un po' più in là. Tira a provare lì, non lo so. Non c'è niente. Se c'è qualcosa di leggero l'ha portato via sicuramente la fiumana quando ci sono le piene. Posso provare a dare un'altra botta là contro. Invece là, forse là contro, che c'è il fiume che si ferma. Può darsi che si sia fermato là. Andiamo a fare un giro anche là. Poi dopo proviamo ad andare un altro po' su. Però là è bassa. C'è della buca là. Un po' di buca c'è. Prova, ciò. Sì, ce n'è la buca, eh? Vediamo cosa ci serve il fiume. Oscar, non è mica tanto in là, eh? Tanto giù. Boh, devi tirare più in là, che là più fonda. No, invece è andato in là comunque. Come? È andato in là comunque. Adesso la butto ancora più in là. Basta che non rimango attaccato alla corda, che mi infilo anch'io. Che imparo a tirare. Vuoi provare? Dopo provi te. Adesso lo tiro in quella buca là. Se no mi tolgo i miei sandalini speciali e poi vado fino là. Faccio fa poco c'è allora. Cosa vuoi fare? Perché qui... Quelli cosa sono? Sandalini speciali da ricercatore metal detector? Purtroppo gli altri marroncini
dal 2012, quando inaugurai il Desert Gold. Adesso mi hanno lasciato, purtroppo, allora ne ho dovuto prendere un altro paio. Ecco, fai vedere i quadricipiti. 4. Adesso tiri su una bicicletta. Ma dovrebbe essere meglio trovare una Vespa. Ah! Perché no? Saranno già passati dei ricercatori con le calamite. Ma qui si fa fatica perché c'è l'acqua che scorre. Ehi, boh. Niente? Niente. Un tiro, poi cambiamo fame. Hop. Sono attaccate 50 lire. Moa? No, va là, scherzo. Comunque le 50 lire che sono di ferro si potrebbero attaccare. Naturalmente il magnete prende su i materiali ferromagnetici, cioè il ferro, ghisa, qualche lega di ferro, ma non l'alluminio, non l'oro, perché non sono ferromagnetici, non si attaccano. Bene ragazzi, abbiamo fatto il video, vi abbiamo fatto vedere come funzionano. Ripetiamo, si cercano le buche, dove le zone sono buone si può trovare qualcosa. Qui ripetiamo, abbiamo tutti quanti i magneti delle varie misure, forza F120, 200, 300, 400 e 600 e per due, cioè doppia spoglia, che attraggono in tutti e due i lati. I prezzi sono buoni, distribuzione Italia, importazione diretta, perciò col magnete avete già visto. E adesso al prossimo video, saluto tutti, ciao!